Ciao a tutti e benvenuti alla nostra rubrica Produrre Musica in the Box, l'appuntamento dedicato alla produzione musicale svolta esclusivamente all'interno del computer con l'ausilio di interfaccia audio e studio monitor. Quindi niente outboard, niente mixer, solamente tutto ciò che possiamo fare dentro, ad esempio, un laptop. Oggi vedremo come fare un brano metal di circa 30 secondi utilizzando l'ausilio dei plugin UGEM, Virtual Instrument, molto interessanti, che vedremo nel corso del tutorial, e missandolo poi con Neutron di Edgetop, sfruttando tutte le potenzialità dell'intercomunicazione tra i plugin, in particolare col Tonal Balance Control e con Ozone 9. Ma adesso partiamo dal risultato finale e sentiamo come suona il tutto. Ok, come abbiamo sentito si tratta di 30 secondi di musica che possono essere ottimi ad esempio per una pre-produzione di una band, possono essere ottimi perché si ritrova a dover scrivere un jingle o uno spot radiofonico che necessiti di questo stile di musica, è un risultato finale ottimo magari per chi ha bisogno di fare una base magari per generi strumentali o magari per generi legati alla trap e che magari non sa suonare uno strumento e non ha il budget per chiamare un turnista. O a volte possono essere anche dei risultati finali e laddove con un po' di impegno si può arrivare ad ottenere delle cose che ad orecchio sembrano effettivamente reali, ma che magari per motivi di budget o di tempistiche sono state fatte utilizzando Virtual Instrument. Quindi in questa prima parte ci concentriamo su tutto quello che riguarda la scrittura. In questo caso andiamo ad analizzare i vari Virtual Instrument UGEM utilizzati per questa demo. Passiamo poi alla parte di missaggio con Edgetop. Allora, andiamo a vedere intanto il primo virtual guitarist, Carbon, è il chitarrista virtuale di UGEM pensato per generi metal o anche per fare sequenze cinematiche in cui bisogna creare un vero e proprio muro di chitarre. La filosofia di UGEM qual è? Gli strumenti hanno una modalità player e una instrument. Se io vado in modalità instrument e tocco un qualsiasi tasto della mia tastiera, mi suonerà la nota singola. Ok, che può avere ovviamente vari sound, può essere una nota singola, può essere un accordo, ma in realtà in questa occasione noi abbiamo utilizzato la modalità player, dove con una singola nota mi viene suonato un riff. Questo perché ha senso? Innanzitutto perché chi non è, insomma, chitarrista magari potrebbe, cioè ha il rischio di suonare di scrivere delle cose magari non suonabili nella vita reale. È una cosa comune anche quando si usano virtual instrument di batteria, scrivere partiture scrivendo note MIDI che sono insuonabili se non con otto braccia, quando in realtà affidandosi a dei preset che sono stati suonati o pensati da sound designer professionisti, da chitarristi reali, questo rischio non si corre. Ok, questo cosa vuol dire però? Non è che io adesso sono vincolato solo a questo riff, ma se vedete ho qui common phrases e style phrases, andando a lavorare su questi parametri io posso cambiare il riff suonato. Ok, io ovviamente nella mia parte MIDI di Pro Tools ho scritto sia la nota che va suonata sia il riff. Se vado a suonare la mia traccia così, notate il cambiamento su common phrases e style phrases qui.
Ok, quindi mi cambia riff semplicemente scrivendolo sul mio MIDI editor. Ora andiamo a sentire le possibilità sonore di questo Virtual Instrument, che è quello su cui perderemo un po' più di tempo. Qui la caratteristica principale di questo Virtual Instrument, ed è quella più interessante, è la modalità layer. Nel metal, così come in altri generi, è molto importante doppiare le chitarre e cercare di creare un vero e proprio muro sonoro, e questo ci aiuta tramite la modalità layer, dove posso scegliere se avere una singola chitarra, doppiata, tripla, quadra, quadrupla. Quindi andiamo a sentire le differenze sonore, quali sono. Mettiamo il nostro loop. Ok, la modalità quadro è quella con insomma anche più profondità. Singolo, ovviamente c'è una chitarra al centro, e andando poi a intervenire sui parametri che vedo qui, distance, spread e separation, posso andare a giocarmi gli equilibri di queste chitarre. Di default posso anche decidere di avere quattro chitarre tutte al centro. Comunque mi suona diverso rispetto ad averne una singola centrale. Nel nostro caso abbiamo deciso di avere tre chitarre distanziate, perché l'effetto che volevamo avere era l'intro con una chitarra centrale, come potete vedere, che poi si apre non appena parte il riff. È un effetto che è molto utile per creare la botta iniziale del brano. Poi andiamo a vedere gli ultimi parametri. Abbiamo sulla destra il finisher, che non è altro che un effetto, e qui su mode decido che effetto dare. Big air, rotor, se andiamo a sentire un po'. Quindi il concetto è: su mode decido che effetto selezionare, e con il manopolone finisher ne decido la quantità. Gli altri fattori sono sostanzialmente: posso decidere il gusto sonoro della mia chitarra dal potenziometro condition. E deciderne la quantità poi di intervento tramite il potenziometro severity. Ok, quindi questo è il quanto, insomma, il grosso di Virtual Guitarist Carbon. Potremmo anche andare oltre, ma ci interessa vedere il lavoro nel suo complesso. Quindi io sono partito da questo riff qui, sul quale poi ho costruito tutto il resto. In particolare ho scelto il Virtual Drummer Heavy, che è il batterista virtuale per generi rock o metal estremo, che a livello di sound ovviamente è, diciamo, pronto all'uso. Il concetto è più o meno lo stesso, scusate, vi faccio sentire poi il tutto anche senza i plugin isotope insertati. Anche la chitarra di prima. Adesso tornando a noi, qui la parte MIDI l'ho scritta perché ho voluto seguire proprio l'esatto riff di chitarra, quindi ho la cassa all'unisono col riff di chitarra e la parte insomma è suonabile, non è nulla di complicato, e sono andato subito a intervenire sul suono, sul Virtual Drummer Heavy. Ho la possibilità di decidere per l'appunto il preset, in questo caso ho scelto Afterpunk. Posso decidere anche qui il gusto sonoro della batteria tramite i fattori Open, Fat, Punch, Deep, Hard, e posso scegliere anche dei preset di mix. Poi posso ovviamente andare a lavorare sui singoli elementi della batteria. Adesso facciamo un po' una navigazione sonora all'interno del plugin.
Ok, è tutto. È tutto molto semplice. Per quanto riguarda il basso, anche qui ho scelto il Virtual Bass Instrument, che è quello, insomma, dedicato al genere, anche qui rock e metal, quindi abbiamo una suite completa per questo genere se prendiamo entrambi, tutti e tre i virtual play, insomma, i nostri virtual instrument. E abbiamo in questo caso usato anche qui un preset, e questo in realtà è quello su cui ho lavorato di meno, perché in realtà il suono è, non so, veramente veramente bello di partenza per il genere. Anche qui modalità instrument, perché il riff l'ho scritto in MIDI, è un riff mononota, tutte cose suonabili, insomma. A destra ho scelto un amp metal, ma ci sono varie possibilità. Ho messo una distorsione al massimo, una compressione a 3/4. Posso anche decidere che tipo di equalizzazione dare al basso. La cosa interessante di questi virtual instrument è che hanno un approccio più da musicista che non da tecnico, perché magari sì, da tecnico potrei andare a vedermi proprio con un equalizzatore cosa, a che frequenza andare a lavorare e quali no. Qui semplicemente mi dice che tipo di gusto sonoro per l'appunto dare al basso, se un growl o un bite, cambia in questo modo. In questo tipo di metal a me piace avere questo approccio qui, perché è bello sentire la corda, il pick up e insomma, e avere questo suono qua. Comunque, qui è quello su cui ho lavorato di meno, perché di partenza è veramente carino. Ok, quindi il risultato finale è questo qui. Andiamo a risentirlo senza plugin isotope insertati. Ok, qui la batteria l'avevo lasciata con la cassa leggermente più cruda, leggermente diversa, effettivamente era un po' troppo forse, però in alcuni casi può anche piacere, però. Le uniche due cose che ancora non ho elencato è questo synth Arturia che ho messo per riempire un po' la prima parte del brano, Pigments con un semplice preset, e il beatmaker Hustle, che magari in un altro video dedicato andiamo a scoprirlo bene, che è un beatmaker fatto per generi trap, che in questo caso ovviamente non c'entra niente, ma mi sembrava molto carino per fare un intro. E quindi riascoltiamo il risultato finale. Beatmaker. Pigments. Ora ci rimane da capire come passiamo, grazie ad iZOP, da questo risultato sonoro a questo qua. Per questa cosa ci riserviamo un altro video, lo potete trovare sempre su questo canale, nella seconda parte che uscirà a brevissimo. Intanto, grazie a tutti per aver seguito questo video tutorial su YouGem, ci aggiorniamo a brevissimo.